Io sono Sonia e siccome avete letto dal titolo, oggi sto registrando questo video alle 2 di notte. Oddio, non mi è uscito alle. Se non mi credete, sono appena scoccate adesso. Sì. Ok, se vi state chiedendo, ma Sonia, ma sei pazza? Cioè, ma ti punti la sveglia per registrare a quest'ora? Bene, no, ragazzi, soffro di insonnia e quindi ogni tanto, quando mi sveglio, perché magari si sveglia Riccardo, io poi non ho più sonno e quindi, siccome non avevo ancora il video di oggi, lunedì, sì, perché è oggi, visto che sono le 2, ho deciso di registrarlo adesso. Sì, quindi se non urlo, sapete il motivo. Allora, come avete anche letto dal titolo, spero, ho visto la copertina, non so ancora cosa scriverò, andremo a fare il nostro avatar finalmente di Halloween, perché è già la seconda settimana in cui su Roblox sono uscite tutte le cose, gli aggiornamenti di Halloween, ma io mi sono decisa finalmente solo oggi. Quindi ho già spogliato il mio avatar, anche perché ho iniziato a farlo dal cellulare, ma mi veniva veramente male, quindi adesso ci troviamo l'avatar quasi tutto nudo. E ho già iniziato a vedere un po' qualcosina che mi sono messa tra i preferiti, che adesso cercherò. Per chi non si ricordasse, mi sono appena ricordata, ecco, andiamo nel nostro profilo. Una volta che si apre questa pagina, in basso ci saranno preferiti. Quindi quando noi andiamo in preferiti, ci aprirà in questo caso località, che sono praticamente i giochi che noi abbiamo nei preferiti, ma noi dobbiamo mettere accessori, quindi testa per esempio. Io già ho iniziato a mettermi un po' di cose di Halloween, anche dei vestiti in realtà. Maglie, vediamo magliette. Ah sì, allora io ho la testa di blu e quindi ho pensato perché non metterci anche il corpo e farci effettivamente il vestito di... Qual è meglio? Forse questo mi piace di più. Allora, mettiamolo nei preferiti. No, questo già c'è. Andiamo a cercare la testa. Teste. No, ah, comunque questo qua è, ecco, anche tra i miei preferiti. Ma non è tra i preferiti, è quello che abbiamo però. Quindi andiamo in avatar. Eccola qui. Allora, se noi ci mettiamo questa e poi torniamo tra i preferiti. Ok, vediamo. Dovremmo avercela fatta. Ecco qui. Guardiamolo in 3D. Perfetto, guardate. Però vediamo perché questo blu è un blu differente. Vediamo questo. Ah, c'è un altro di un blu più scuro. Ora vediamo. Allora, non capisco. Quello indietro. Ce n'erano due, vediamo. No? Ah sì, vediamo questo. Cavolo, non sono riuscita a fare dello stesso blu, anche se comunque questo qui lo volevo completare, diciamo così. No, l'altro forse è più simile. E lo volevo completare in realtà questo abito, però non sarà quello di Halloween. Però comunque lo volevo comprare. Niente, questo qua penso che sia quello più simile che io abbia trovato. Quindi lo andiamo a comprare. Sì. Ok, l'abbiamo acquistato. Adesso andiamo effettivamente a cercare le varie cose di Halloween, perché voglio anche un tocco di qualcosa di arancione. Ho visto anche delle facce che, ragazzi, a parte questa cosa mi faceva ridere. No, bellissima, c'è anche di Spidey, glielo devo prendere a Leonardo, gli devo fare tutto il personaggio. Lui adora Spidey e tutti i suoi fantastici amici. Ok, va bene, questo dettagli. Ma ho visto effettivamente alcune di queste facce che cavolo mi piacciono, cioè mi piacciono. Sono forse un pochino troppo. Ah, dobbiamo togliere le varie cose così da ricominciare da capo. Non lo so, ragazzi, voi che cosa ne pensate? E poi quale? Quella bianca o quella nera? Oppure ce n'è altri? Tipo, per dire questa, che magari comunque è un po' meno, diciamo così. Cioè, oddio, è un po', non lo so. Vediamo questa qui senza i puntini bianchi. Oddio, non so quale è più inquietante.
non so, però comunque mi piacciono, le trovo simpatiche e inquietanti allo stesso tempo. Oppure, avevo visto anche questa, c'è pure con la fascia bianca. Non so, pure queste sono abbastanza inquietanti, eh? Pure queste. Dico, è Halloween. Stiamo registrando le due. No, forse l'altro mi piace più di più questo qua, la mummia. Mettiamo anche questo in bianco e nero nei preferiti. Ok. Oppure c'era questa qui che semplicemente è un po'... Mi fa ridere perché tipo è scocciata. È infastidita. Mi fa ridere, mi piace. Queste qua pure mi fanno ridere, sono sincera. Questo genere di faccia mi piace. È proprio bravo questa persona che le ha fatte. Sapete che comunque... Allora, facciamo una cosa. Le compro entrambe, nel senso compro sia questa, perché mi piace troppo, mi fa ridere. Abbiamo comprato questa faccia, ma vi stavo dicendo che andremo a comprare anche una di quelle più inquietanti. Prima però vediamo effettivamente il costume. Andiamo a vedere. Che carino, ma c'è pure il costume di Stitch. Ma di che stiamo parlando? Vabbè, scriviamo Halloween. Così, ad andare a trovare qualcosa di arancione. Avevo visto sia questo cerchietto, che è molto carino. Però direi, prima di andare a fare i capelli, accessori capelli, andiamo a effettivamente... Che bello questo. Ma io non ho la frangetta, quindi no. Andiamo a vedere i vestiti. Allora, vestiti, e poi cerchiamo Halloween. Allora, andiamo a vedere tipo questa soffice giacca. No. Una cosa del genere, tipo tuta con cappuccio Halloween. Sapete che non mi dispiace? Mettiamola nei preferiti. E togliamo poi anche questo coso, aspettate. Togliamo il cappuccio. Ok. Le scarpe le lasciamo e torniamo dove eravamo prima. Riproviamo la tuta senza... Anche per vedere i capelli come stanno. Il cappuccio è un problema, ma c'è senza cappuccio. Vabbè, mettiamola nei preferiti e andiamo avanti. Raga, guardate che carino questo. Oh, mi piace tantissimo. E poi ci mettiamo anche delle calze. Sì, allora, vediamo. Mi piace. E poi il cerchietto. Allora, facciamo così. Abbiamo messo quel vestito e ci andiamo a mettere delle calze. Queste sono scalda. Allora, ok, tipo una cosa del genere. Secondo me è molto carino. Andiamo queste. Pure questi carini. Ok. Anche questi sono molto carini. E anche questi. Va bene. Allora, direi con la tutina di prenderla perché mi piace. Allora, andiamo. Pantaloni, no. Come erano vestiti? Dove saranno i vestiti? Erano i pantaloni. No, dove cavolo è quello? Ok, abiti, perfetto, sono le gonne. Andiamo a comprarci questo, così lo iniziamo già a indossare. Mi piace. Primo accessorio, dopo la faccia, compra, perché lo facciamo carino ma anche un po' inquietante. Quindi personalizza. E andiamo a indossare anche la faccia. Per il momento mettiamo questa seccata e poi vediamo se comprarne anche una. Dopo che avremo finito tutto l'outfit, andiamo a vedere se comprare anche una di quelle facce horror. Anche se a me piace, guardate che carino, mi fa troppo ridere. Adesso andiamo a prendere anche i pantaloni. Ah no, però non qui, quelli nei preferiti. E vediamo quali ci stanno meglio con tutto questo Halloween. Ci sono quelli con le ali. Perché non mi fa vedere anche il vestito? Non l'abbiamo messo. Non ce la posso fare. No, ma qua è messo. Perché non me lo fa vedere insieme? Forse lo toglie. Forse perché ho uno o l'altro. Andiamo a vedere altri. Ma perché mi fa questa cosa? Va bene, prendiamo quelli a strisce. Ho deciso. Prendiamole, basta. Compra. E vediamo se li mette insieme. Speriamo di sì. Allora, mettiamole. Ma
appena me le toglie mi arrabbio. Le scarpe nere ci stanno bene? No, raga. Ho quello questo. Sono molto, molto arrabbiata. Molto arrabbiata, ragazzi. Molto. Oh, non me le fa mettere, abbiamo sprecato. Vediamo adesso con una di queste facce. Perché c'era pure questa che mi piaceva. Proviamola, vediamo. Così è veramente inquietante però, eh. Vediamo quella bianca. Vediamo l'ultima, quella mummia. Con il sorriso inquietante. Mamma mia, così è veramente... È veramente inquietante. Posso? Posso dire che è veramente inquietante. Lo compriamo. E qual è meglio? Con la banda nera? O con la... con la benda bianca? Allora, due livelli di inquietudine diversi. Perché quella bianca sembra tipo come se mi avessero fatto qualcosa agli occhi. O allora ho la benda. Quella nera invece fa... così, è abbinata. Poi facciamo questa nera, meno inquietante. Ok, compriamola. E indossiamola. Indossiamola, sì. Ok, volevo vedere un'ultima cosa. Giusto perché mi irrita che non ho niente nei piedi. Vediamo se riesco a mettere qualcosa. Le calze, magari ci sono le calze. Ok, c'è un modo per mettere qualcosa nei piedi. Devo solo trovare quello giusto. Perché cercando le scarpe, molte mi tolgono il vestito perché li segna come pantaloni. Niente ragazzi, qualsiasi cosa provo mi toglie il completo. Allora ragazzi, mi sto comprando degli slip perché così almeno non si vede il pezzo del pantalone sotto. Mi sono presa degli slip bianchi, li compro, da tenere sempre perché così non si vede quella cosa sotto brutta arancione. Ok, personalizza, così le indossiamo. Avete visto? Qua, slip, guardate. E me lo toglie. Allora, ok, va bene. Adesso mancano solamente gli accessori. Sì, raga, bellissimo. Mi piace da morire questo. Lo compro. Ok, raga, ho ufficialmente finito il mio avatar. Aggiungiamo il cerchietto. Lo trovo simpatico ma inquietante. Vi faccio vedere anche la versione con la faccia scocciata. Perfetto. Quindi mi piace così, ma vi piace anche questa versione molto inquietante. Terrò questa e adesso proviamo a entrare su Roblox, cioè scusate, su Adopt Me, e per vedere il nostro avatar se effettivamente riesce a passare. Quindi ci vediamo subito là. Eccoci qui, entriamo subito e ragazzi, siete pronti a vedere il prima e il dopo? Il prima e il dopo. Ah, bellissimo. Che brutte ginocchia che ho, ragazzi. È veramente bello, raga. Veramente bello. Mi piace, inquietante. Inquietante al punto giusto, devo dire. Sì. Peccato che non sono riuscita a mettere qualcosa qui nella zona scarpe. Fatemi sapere se possiamo modificare qualcosa, magari qualche accessorio pure ci poteva stare. Un orsacchiotto in mano, raga, sì, mi piace. Un orsacchiotto, un pupazzo comunque, un pupazzo in mano. Veramente molto inquietante poi diventa, sì, sì, sì. Comunque, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e lasciate un mi piace se così è stato. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e commentate sotto facendomi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo avatar e se preferite quello con l'altra faccia, perché magari questo lo trovate troppo inquietante, ma ci sta, è Halloween. Quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!